Pareggiare una partita dove vai sotto a 10 minuti alla fine in campionati del genere non è mai facile. Mister, se posso l'ultima domanda, che vorrei chiedere qual è stato secondo lei la maggiore difficoltà che avete trovato per la... Ma la maggiore difficoltà è stata che non eravamo tutti nelle condizioni migliori sotto l'aspetto nervoso, quindi c'è stato, diciamo, non so se un calo di tensione oppure il fatto di dover pensare già alla partita successiva, perché si fanno e si commettono questi errori. Ho fatto il calciatore anch'io, sai, quando arrivava la partita top o clou, già la settimana prima cominciavi a pensare a quello che poteva essere la cosa e magari ci siamo concentrati meno su quello che dovevamo fare oggi. Con Cosmi, con tutti, un po' con tutti. Mister, per chiudere, mister, è arrivato praticamente quando si era appena saputo che Chieti avrebbe fatto questo campionato, un'estate molto tribolata, è a Chieti dal 30 luglio, ha lavorato in silenzio attraverso anche un passaggio di proprietà, ha messo in campo due passaggi di proprietà, giusto mister? Ha messo in campo insomma la squadra in questi primi due mesi e stanno arrivando delle risposte. Le chiedo un bilancio di questo inizio di stagione. Ma finora credo sia un bilancio positivo, molto positivo, perché la squadra era stata costruita per fare un campionato diverso rispetto a quello che siamo partiti. Sono arrivati in corsa 4-5 giocatori importanti che sono Sini, Ceccarelli, Schiavino e poi Donzà e Balic, però ancora gli ultimi due, più Donzà l'ho utilizzato, Balic purtroppo alla prima si è fatto male e di conseguenza ancora il potenziale totale della squadra non ce l'ho, però è sicuramente un avvio positivo. Mister, Ceccarelli, Balic, di Dio, chi verrà convocato contro la Samba? Ceccarelli, Balic o di Dio? Ceccarelli, Balic e di Dio, sono i tre che oggi diciamo erano in... Ah, Ceccarelli oggi l'ho portato, dobbiamo valutare, non abbiamo voluto rischiare perché tenerlo fermo un mese sarebbe stato un peccato, e quindi nella valutazione aspetteremo lunedì o martedì altri esami, mentre su Balic e di Dio, su di Dio verrà fatta una risonanza e su Balic ancora è un po' attardato quello che è la condizione generale. Non comando io. Ci vuole la volontà del ragazzo. Il ragazzo finora ha fatto tanti spezzoni di partita, poi ovviamente sarà la sua volontà a decidere.